Uomini e donne, la clamorosa decisione di Maria De Filippi. Il trono di Giulia. Ad Uomini e donne, la clamorosa decisione di Maria De Filippi è dietro l'angolo. Ma di cosa si tratta? La padrona di casa, come anticipato sui social, proporrà, nella prossima puntata del Trono Classico, il trono a Giulia Cavaglia. Quest'ultima, dopo essere stata rifiutata dal tronista Lorenzo Riccardi per averle preferito Claudia Dionigi, avrà una grande opportunità. Tale possibilità, per ora, sembrerebbe essere stata estesa solo a lei. I fan della trasmissione, però, starebbero iniziando delle petizioni al fine di far proporre il trono anche ad Antonio Morricone. Ricordiamo che, il maestro di sci, non è stato scelto dalla campana Teresa Langella, quest'ultima, dopo aver ricevuto un secco no da Andrea Dal Corso, si ritrova completamente da sola. Uomini e donne, la decisione. La clamorosa decisione di Maria De Filippi riguarda la messa in onda di un altro speciale in prime time. Dopo aver dato la possibilità ai tronisti di poter raggiungere il castello e formulare una vera e propria proposta di fidanzamento, la padrona di casa stupisce il pubblico. Infatti, venerdì 15 marzo, ci sarà lo speciale Uomini e donne, la decisione. Protagonisti di tale rubrica, sempre nel castello, saranno Gemma Galgani e Rocco Fredella. Sicuramente, secondo i rumor, non mancherà la presenza dell'opinionista storica del programma, nonché acerrima nemica della dama torinese, Tina Cipollari. Giambattista nel mirino. È risaputa, ormai, la clamorosa decisione di Maria De Filippi nel dare l'opportunità a Claire e a Giambattista di poter restare in trasmissione. I due, dopo aver architettato in modo machiavellico delle strategie per restare in studio, sono stati scoperti ma non puniti. In realtà, la padrona di casa, più volte ha fatto notare come lei non possa mettere alla porta nessuno. In pratica, come nell'eleganza della De Filippi, ha spesso indotto i due a lasciare la trasmissione, senza ricavarne risultati.